E voilà, raga, buonissimo e morbidissimo, guardate. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, avete mai fatto l'Angel Cake? No? E che cosa aspettiamo a farlo insieme? La torta degli angeli, bella spumosa, bianca, che vi mangiate? Con solo albumi, eh? Partiamo subito con la nostra ricettina. Allora, come già vedete, in planetaria ho inserito 480 ml di albumi. Adesso andiamo a inserire o una bustina di vanillina oppure un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Fatto questo, adesso andiamo a montare gli albumi a neve. Velocità 4. Una volta che abbiamo montato a neve i nostri albumi, adesso andiamo a inserire una bustina di crema al tartaro. E mettiamo di nuovo a velocità 4. Adesso piano piano andiamo ad aggiungere 260 g di zucchero semolato. Una volta che abbiamo montato il tutto, adesso togliamo dalla planetaria, prendiamo 160 g di farina 00, inseriamo dentro un pizzico di sale nella farina e andiamo a mescolare il tutto. A questo punto prendiamo un setaccio, piano piano andiamo a inserire la farina per andarla a setacciare. La setacciamo per bene. E con un cucchiaio da sotto verso sopra andiamo ad amalgamare il tutto. Inserita tutta la nostra farina, adesso prendiamo la teglia o della stessa Angel Cake oppure una teglia abbastanza alta, senza imburrarla, senza infarinarla, andiamo a inserire il nostro composto. Una volta che abbiamo inserito in teglia, l'abbiamo livellata per bene, adesso siamo pronti ad infornare. Adesso inforniamo a 170 gradi, forno statico per 40 minuti. Una volta cotto, adesso prendiamo un piatto e lo andiamo a capovolgere. Ebbene, una volta che l'abbiamo fatto raffreddare, ci andiamo a inserire un po' di zucchero a velo, raga, guardate un po' che bontà. Adesso vediamo internamente come si presenta. Si presenta veramente benissimo. Perché è veramente una nuvola. Guardate quanto è morbido. E voilà, raga, buonissimo e morbidissimo, guardate. Guardate un po' una nuvola di morbidezza. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.